Ciao, in questo video vi mostriamo un prodotto veramente unico, in grado di rilevare un impatto prima ancora che questo avvenga. Proprio così, hai capito bene, questo sistema di sicurezza è no touch. Questo significa che interviene a circa 2 cm da una persona o da un'autovettura e fa intervenire l'antischiacciamento del cancello. Ma vediamo alcune situazioni in cui utilizzarla. In un primo caso potrebbe accadere che si guastino le fotocellule, e le fotocellule si possono guastare in due modi diversi. In modo classico la fotocellula apre il circuito di sicurezza e quindi l'impianto rimane bloccato. Nel secondo caso, quello più pericoloso, il relè può incastrarsi chiuso. In questo caso il cancello non rileva, la centralina del cancello non rileva se c'è un passaggio di persona o macchina. In questo secondo caso il cancello continua a chiudere e travolge tutto quello che incontra sulla sua strada. Un altro caso potrebbe essere quello di una vecchia motorizzazione che il tuo cliente ti chiede di adeguare in sicurezza, oppure tu vuoi fare una proposta di adeguarla ad un livello di sicurezza maggiore. La Costa No Touch, oltre a installarsi molto facilmente, è anche wireless, quindi non ti richiede di passare nessun filo, ti richiede solo di collegare il ricevitore radio alla centrale di comando del cancello. Il tuo cliente potrebbe essere una società e il direttore generale non sarebbe contento se la sua auto venisse graffiata dal cancello, ma così con l'utilizzo della Costa No Touch potrai evitare tutto questo. In nessun caso l'ANTA potrà toccare una vettura in transito. Analizzando i casi che ti abbiamo elencato io e Massimiliano, capisci che la Costa No Touch offre tantissime opportunità. Puoi aggiornare i vecchi impianti perché è compatibile con tutte le centraline in commercio, puoi realizzare nuovi impianti estremamente sicuri, risponde ai requisiti delle nuove normative e soprattutto puoi installarla sull'ANTA mobile, proprio perché essendo wireless non richiede filatura e quindi richiede solo di essere fissata sulla testa dell'ANTA. La Costa No Touch è veramente semplice da installare, comunica costantemente con il suo ricevitore e se ci sono problemi di batteria bassa, interferenze radio o qualsiasi altra evenienza, mette l'impianto in sicurezza bloccandolo. La durata delle batterie è quantificata in circa 2 anni, ma comunque la loro sostituzione è molto semplice, sono sostanzialmente 2 batterie stilo a litio da 3,6 volt e che si possono cambiare semplicemente. L'unico accorgimento è che questa costa può essere installata solamente su cancelli di ferro o alluminio, non può essere installata su un cancello di legno, proprio perché la superficie posteriore della costa deve essere conduttrice. La programmazione è veramente semplice, basta entrare in programmazione sul ricevitore premendo l'apposito pulsante PROG e poi premere il pulsante sulla costa. Sempre sulla scheda della costa è presente un selettore di sensibilità, questo per tarare meglio l'intervento e la rilevazione degli ostacoli da parte del bordo. Il ricevitore va alimentato dall'uscita alimentazione fotocellule della centrale e il contatto va collegato all'ingresso costa. La parte più importante sono i magneti che devono essere installati sul cancello. Questi servono a stabilire la zona di inibizione, come vedi nell'immagine. In questa zona infatti la tecnologia No Touch sarà inibita, altrimenti il cancello si riaprirebbe sempre quando termina la sua corsa in chiusura. La protezione in questa zona è assicurata dal funzionamento come costa tradizionale. Ti ricordo che questo prodotto, come tutti gli altri che ti mostriamo, puoi venirlo a vedere e a provare nella nostra sede oppure è presente comunque sul nostro catalogo. Se ancora non hai ricevuto il nostro catalogo, chiamaci o inviaci un WhatsApp o un'email per richiedercelo, te lo invieremo gratuitamente.